Circa un anno fa vi ho portato questo video dove ho provato una mappa che teoricamente ti dava dei V-Bucks gratis. E ovviamente non ha funzionato. Però oggi sembra che ho trovato tre mappe che ti danno i V-Bucks. Qualcosa di incredibile. Girando su YouTube ho trovato questo shorts dove ti mostra che funziona veramente. Se vuoi un altro video di questo genere dobbiamo minimo arrivare a 8000 like. E poi lo so che non sei iscritto al canale. Cosa aspetti? Iscriviti. In poche parole, in questo shorts c'è lui che riscatta una cosa nella macchinetta appunto dei V-Bucks, torna alla lobby e guardate un po', sembra che gli hanno dato i V-Bucks, ok? Adesso andiamo a provare. Il codice è esattamente questo qui, Dusty Towers. Io vi sto facendo questi video perché voglio vedere se c'è veramente una mappa che ti dà sti V-Bucks, cosa ovviamente impossibile, ma una su 250 milioni di mappe, una deve funzionare, no? Parte subito. Welcome to Dusty Towers. If you find the retail, you tell a secret. Quindi in poche parole dobbiamo trovare una cosa segreta. Andiamo a trovarla. Il bello è che non mi sono neanche informato di questa mappa, quindi non so se il segreto è grande, piccolo, non so nulla. Guarda, ora mi devo scannare per trovarlo. Ora ci metto 30 anni, eh. Oddio, ah, ma si può volare. Ma cacchio, ma dillo prima. Allora sicuramente sarà tipo qua in alto, per forza. Ah, ah, fermi. L'abbiamo trovato. Secret. Mi chiamo Secret. Vediamo adesso cosa succede. Ci ha mandato. Oh, eccole. C'è anche la Renegade. Addirittura c'è la Renegade, la corona, i V-Bucks e i guanti di Spider-Man. Cos'è? Fanno tornare i guanti di Spider-Man in gioco. Vabbè, dai. Cosa dobbiamo fare? Ah, ma stiamo già. Non ci credo. Non ci voglio credere. No, aspetta. Facciamo prima dal più brutto. Dai guanti di Spider-Man. Dacci questi guanti di Spider-Man. Error. Remember, with great power comes responsibility. E mamma da... Vabbè, andiamo con la corona. Ce la darà la corona? Eccola che ce l'ha. Neanche. La Renegade Rider. Cioè, se non mi dai questa, allora non sei. I V-Bucks! Eccoli, V-Bucks! Voglio 13.000 V... Oi! Guardate qua, sta scritto error e poi c'è scritto congratulations. E quindi se i V-Bucks me li dai o non me li dai? Voglio tornare alla lobby. Torniamo alla lobby. Dammi questi V-Bucks, ti prego. Ti scongiuro, ti scon... Eh no, sempre 1650 V-Bucks. Vabbè, questo non ha funzionato. Andiamo alla seconda mappa. La seconda mappa è questa qui, dove lui entra, il codice è quello lì che vedete. Però non voglio spoilerarmi niente. Noi stoppiamo e andiamo direttamente alla mappa. Inseriamo il codice, clicchiamo invio. Free V-Bucks map. Addirittura, gioca, vai, sì. Allora, siamo dentro e vedo 250 miliardi di chest. Iniziamo. Cosa dobbiamo fare? Non so neanche quello che dobbiamo fare, eh. Non so veramente nulla. Attenzione! 1000 V-Bucks, 13.500 V-Bucks e 5.000 V-Bucks. 13.000 V-Bucks sono tanti, 1000 sono troppo pochi. Una via di mezzo, 5.000 V-Bucks. Quindi se entro qua, significa che me li danno. Che succede? Ok. Mi ha mandato in questa stanza e qui penso che c'è scritto quello che dobbiamo fare per riceverli. Vediamo quello che dobbiamo fare. Allora, in poche parole, questo riquadro qui dice: ben fatto, per trovare questa mappa e per ottenere l'importo dei V-Bucks che ho scelto, segui questi passi. Entra nel tuo negozio oggetti e clicca su porta un creatore. Andiamo all'altro. Utilizza il codice creatore RebelQT e premi accetta. Acquista qualsiasi cosa per 500 V-Bucks più o meno. E poi in questo riquadro c'è scritto: riavvia il tuo gioco e i V-Bucks saranno caricati. Puoi farlo massimo 3 volte. Assurdo, ma è così facile. No. Ma quindi è finito qua. E allora torniamo in lobby e andiamo a mettere il codice creatore. Negozio oggetti in basso a destra. Com'era il suo codice creatore? Qua c'è RDTYT. No, ma che ce ne facciamo di RDTYT? Ma va a cagare, mettiamo RDTYT. Accetta. Questo è il miglior codice creatore da usare. Non Rebel. Mi raccomando, non cascateci, perché perdete tempo e basta. Il vero codice creatore è RDTYT. Mi raccomando, se shoppi qualsiasi cosa, taggami su Instagram o su TikTok, dove te pare. L'ultima mappa purtroppo non c'è uno shorts, ma l'ho vista da un post su Twitter. Il codice sarebbe questo qui, dove c'è scritto Haunted Mansion. Si parte così, qua non so veramente niente, ma niente di niente. Dobbiamo prendere delle armi. Ehi, attenzione. Oddio, mi sa che è una di quelle. Mi sa che è una di quelle dove dobbiamo fightare per poi, penso, uccidere il boss finale, credo. Dove sei, boss finale? Fatti vedere. Figlio di vacca, mi ha messo la trappola lì. Secret boss room. Attenzione, dobbiamo cliccare. Siamo nella stanza dove c'è il boss. Ci sono... Ah, eccolo, forse qua là è il boss. Dovrebbe essere qua là il boss. Ma che boss del cacchio è, scusami. È due colpi ed è morto. Io mi prendo la sua arma, non si sa mai. C'è una porta, apri. Dove ci porta questa stanza segreta? È pieno di cose, cos'è, vino qua. Ma che è, si ubriaca il boss.
c'è una stanza, si apre e c'è una tomba. Riscatta la ricompensa, tipo c'è scritto qua. Noi lo facciamo. Congratulazioni. Oddio. Eccoli, eccoli. Le macchinette che ci danno i V-Bucks. Ci danno anche, il pass battaglia. E questo che non so che cosa fa. Riscattiamo il pass battaglia che già ce l'abbiamo. Congratulazioni, pass battaglia riscattato. Facciamo i V-Bucks. Riscattiamo anche i V-Bucks. Congratulazioni, riceverai il tuo premio tra 48 ore. Crediamoci. Voi dite che me li danno sti V-Bucks? Io non credo. Ma noi non molliamo, perché oggi ci è andata male. Abbiamo sempre 1650 V-Bucks, ma la prossima volta proveremo altre mappe, sperando che ci diano dei V-Bucks gratis. Io vi ringrazio di aver visto questo video. Ci vediamo tutti i giorni in live. Mi raccomando, non mancate. Ciao belli.